trasforma. Lo sport rimane un patrimonio inestimabile a disposizione della collettività da vivere in modo innovativo. Le persone hanno bisogno di sentirsi connesse, di essere aggiornate e di conoscere per essere al centro delle proprie passioni. Lo sport rappresenta una dimensione fondamentale del cittadino per sentirsi bene, divertirsi, liberare la propria mente. E noi vogliamo accorciare le distanze mettendo in connessione individui, organismi sportivi e spazi in cui accendere le proprie emozioni. In poche parole, sport di tutti. Dobbiamo liberarci dalle consuetudini e creare un ecosistema digitale per uno sport personalizzato, a portata di mano, che organizzi e semplifichi la vita delle persone. Grazie a quest'app. Siamo qui accanto a me, presidente dell'internazionale del WISP, Tiziano Pesce, perché, lo ricordiamo mentre ci raggiunge, insomma, il WISP, ente di promozione sportiva, già conta 1.300.000 affiliati. Oltre 17.000 associazioni e società sportive, 142 comitati regionali, insomma, come dire, la sua presenza sul territorio è capillare. Cosa può aggiungere un'app come quella che presentiamo, My Sport e Salute, all'attività già, immagino, appunto, preziosissima che fa? Grazie, buongiorno a tutte e a tutti, grazie dottor Cozzoli, presidente, grazie dottor Passera di questa opportunità. Ovviamente i dati che abbiamo sentito poco fa sono i dati pre-pandemia e l'auspicio ovviamente della WISP, ma di tutti gli organismi sportivi, credo di interpretare il sentimento di tutti i colleghi dirigenti che saluto, ovviamente di tornare a quei numeri consolidati prima possibile. Viviamo indubbiamente una fase storica molto complicata per lo sport, ce lo siamo detto tante volte, un ambito sicuramente tra i più colpiti, lo sport di base, lo sport sociale, lo sport come diritto di cittadinanza, nei confronti del quale Sport e Salute sta facendo sicuramente un lavoro molto importante a fianco del Dipartimento per lo Sport, al fianco dell'autorità di governo, della sottosegretaria Vezzali. Questo è il momento per organismi sportivi come gli enti di promozione sportiva, come l'organismo che ho l'onore di presiedere da qualche mese, la WISP, di rimettersi in gioco. La WISP da tanti anni crede nell'informatizzazione, nella digitalizzazione. Abbiamo come WISP presentato due giorni fa la nostra rete associativa, la nuova piattaforma web di gestione, per esempio, amministrativa, che raggiunge tutti i nostri snodi, una app costruita nel tempo, e oggi vediamo un'app My Sport e Salute che mette insieme tutto il movimento sportivo. Io credo che ci siano alcune parole chiave da poter sottolineare, lo ha già fatto con molta efficacia il presidente Cozzoli, ma io risottolineerei la parola territorio, la parola sicuramente connessione, aggiungerei un riconnessione che in questo momento è fondamentale, aggiungerei anche socialità, perché questa è un'app che sicuramente aiuterà tutti noi, le società sportive, nel promuovere la pratica, ma che non dimentica che lo sport è quello che viviamo all'interno degli impianti, è quello che viviamo negli impianti meno strutturati, che viviamo nelle piazze, che viviamo insomma con quella socialità, con quella prossimità che è un ingrediente fondamentale. E dà dignità a tutto lo sport. Questo, dite, è un altro elemento che vorrei sottolineare. Mette insieme la nostra passione di semplici, diciamo, spettatori, fruitori del più grande movimento sportivo delle Olimpiadi, così come l'organizzazione del corso nuoto di oggi pomeriggio per i nostri figli. Centralità, come hai sottolineato nel tuo intervento, degli organismi sportivi e ovviamente una collaborazione che da parte del WISP non mancherà, ma credo di poter interpretare il sentimento di tutti i miei colleghi presidenti. Quindi grazie davvero. L'app è quella di connettere gli italiani allo sport per riaccendere la passione sportiva, il sistema sportivo e soprattutto allargarne la base. Da questo punto di vista la tecnologia, l'innovazione, il digitale ci può consentire un salto di qualità. Dobbiamo valorizzare, mettere a frutto le opportunità che la tecnologia ci mette a disposizione. E se le medaglie italiane, i successi estivi fanno da traino, sono una locomotiva dello sport italiano, My Sport e Salute può essere un vagone che
Sport e Salute, la società Sport e Salute, mette a disposizione del treno della ripartenza. Informazione sulle proprie attività, quindi mettono a disposizione quello che hanno, e che prima non c'era la bacheca dove metterlo in maniera efficace e non